La lotta quotidiana contro il crimine non si ferma mai, anzi è sempre più ricca di episodi assurdi, ad esempio il furto nella notte di cavi di rame sotterrati, cavi che fanno funzionare la ferrovia. L'ennesimo episodio si è consumato nel tratto che collega Palermo all'aeroporto Falcone Borsellino. I ladri, probabilmente specializzati, hanno portato via cavi per diversi metri, di fatto bloccando il normale passaggio dei treni, con danni che gli operatori stanno cercando di aggiustare per ripristinare il transito. Episodio che ha procurato diversi disagi ai passeggeri abituali e non solo. Altro episodio che vogliamo evidenziare è quello legato al continuo spaccio di droga di ogni genere, con arresti e denunce che a Catania sono diventati praticamente una costante, manette agli abitué del crimine. E durante i vari controlli di polizia gli agenti hanno anche rinvenuto una sorta di market di fari rubati all'interno di un deposito in via Capopassero. I poliziotti hanno trovato gruppi ottici appartenenti al modello di Fiat 500X. Il titolare del deposito non ha saputo spiegare la provenienza dei materiali ed è stato denunciato con l'accusa di ricettazione. La merce ritrovata è ora in custodia degli agenti del commissariato di Enesima. La polizia ha messo a disposizione dei cittadini che hanno subito il furto e denunciato il numero 095-7581-311 per fissare un appuntamento e poter recuperare i dispositivi rubati.